Venite qua, chi è? Adriano? Thank you.
Io li do subito. Preghiera giunga fino a te, tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera. Nella liturgia di oggi Gesù ci invita a imitare la vedova e donare senza riserva. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo
sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli, questa mattina i nostri figlioli hanno messo questo messaggio su questa idea di telefonino che stiamo portando avanti con i catechisti. Il verbo dona è il messaggio che il Signore, attraverso il telefonino spirituale, non quello che disturba durante le messe, ma quello che ci parla in una maniera straordinaria, anche se delicata, invisibile, impercettibile da un punto di vista esteriore, parla al nostro cuore per indicarci una strada meravigliosa, la strada dell'amore che si dona. E stamattina, se ascoltiamo bene la parola, avremo davanti a noi il modello donna. Della donna si potrebbero dire tante cose. Mi piace dire stamattina una cosa meravigliosa. La donna è colei che dona. L'emblema del dono. L'icona, l'immagine del dono. Domandiamoci come esame di coscienza: io sono capace di donare? In che misura dono? Con quale forza d'animo io dono? Oppure non sono capace di donare perché mi lascio dominare dal mio egoismo? Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. È mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Non correte. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi, sostieni la speranza del povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a mancare la libertà e il pane che tu provvedi, e tutti impariamo a donare sull'esempio di colui che ha donato se stesso. Gesù Cristo, Signore nostro, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il filo conduttore delle letture di oggi è il legame tra il cibo eterno donatoci col sacrificio di Cristo e il cibo che la vedova condivide con Elia. Tra la carità del Cristo che si offre tutto per noi e la vedova del Vangelo che dona tutto quanto aveva per vivere.
più ci uniamo nella parola di Dio e più cresciamo nella nostra fede, certi della ricompensa finale. Guardiamo dentro noi stessi e chiediamoci se saremo mai capaci di spogliarci di tutto e fare della nostra vita un dono d'amore. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna. Dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'olio dell'orcio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziato per mezzo di Elia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla lettera di Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore.
e non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio. Sia con voi. Lettura dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, nel Tempio, diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Infatti, tutti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Buongiorno, come stiamo stamattina? Ah, che bello. Allora, oggi ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi. Siete stati attenti a quello che adesso abbiamo letto? Sì. Il nostro riflettere oggi è un po' il prolungamento di quella domanda
La seconda domanda che abbiamo fatto ai genitori, poco per la verità, che ieri hanno trovato il tempo di venire alla catechesi, all'incontro. Ogni tanto siamo tanti, ieri eravamo pochi. Ogni sabato, ricordatevi genitori, c'è un appuntamento di crescita di cui dobbiamo rendere conto soltanto a noi stessi, ma non a nessuno. E dicevamo, a proposito della lettera ai Galati che stiamo cercando di capire, di comprendere, ci facevamo la domanda: qual è la scaletta dei valori che noi abbiamo a livello umano e a livello spirituale, a livello cristiano? E poi lasciamo cadere questa domanda nel cuore dei genitori che l'hanno portata a casa. Mi auguro che l'abbiano anche riflettuta e pregata insieme all'altro coniuge che era assente. Stamattina, per poter fare questo discorso, io ho bisogno di fare una domanda ai ragazzi che stanno con noi. Siete pronti ad ascoltare una domanda che vi faccio? Oh, la domanda è questa: chi è che purtroppo a casa ha un nonno o una nonna ammalati? Venite vicino a me. Allora, fammi sentire. Pure tu ce l'hai. Vieni, vieni. Allora, uno per volta. Allora, tu c'hai il nonno o la nonna ammalata? La nonna. E tu la vai a trovare la nonna? Sì, sì, alcune volte viene da me oppure io vado da lei, a Torre del Greco. Ah, addirittura a Torre del Greco, sotto il Vesuvio. Va bene. Allora, tenete presente, lui c'ha la nonna malata. Quanti anni c'ha la nonna? Più, sotto i 70. Ah, sotto. Non so. Sopra i 70, sotto gli 80, ok. Ha perso la signorina. Signorina, tu che c'hai? Fammi sentire. C'hai il nonno e la nonna? Sono ammalati tutti e due. No, no, io volevo sapere, eh? Stanno bene, ma tu li vai a trovare. Allora, lei c'ha il nonno e la nonna. Quanti anni c'hanno il nonno e nonna? Ce l'ha, lo sai? Il nonno? È più vecchio della nonna, il nonno è più giovane. Più giovane. La nonna è tosta. E te ne sei andato, vieni qua, io ho bisogno sempre di voi. Allora, dove è? Vieni qua. Vieni. Tu chi c'hai? Il nonno o la nonna? Nonna. È ammalata la nonna? Sì. Che tiene? Fammi sentire. Ma sta a letto? Sì. Sta a letto? Sì. E quanti anni c'ha? 88. 88. Tu le vuoi bene la nonna? Adesso faccio una domanda a tutte e tre. Guardatemi in faccia. Guardatemi in faccia. Se voi andate a casa di nonna adesso, poi ci andate fra un anno, passano 12 mesi, voi diventate più giovanotte e signorina, il nonno o la nonna, sono diventati un poco più vecchietti, vero? Se voi al nonno e alla nonna fra un anno portate come regalo un conto in banca di 100.000 euro. Eh? Non sia mai. Come non sia mai? E perché non sia mai? Perché sono troppi soldi. Sono troppi soldi. Allora, diciamo, Don Carmine esce pazzo, con tutta luna e terra, fa un miracolo, fa uscire 100.000 euro e te li dona. Dice, portala alla nonna. Secondo te,
secondo voi tutti e tre adesso. Il nonno è una donna che per esempio stanno a letto e non escono di casa. Che se ne fanno i 100.000 euro? Niente. E perché non se ne fanno niente? Non possono andare a fare una crociera, non si possono andare a fare una passeggiata, avrà ragione Luiz. Se invece di andare fra un anno, ragazzi guardatemi bene in faccia, lo so che non sono bella, lo so, se invece di andare fra un anno, voi ci andate oggi, poi tutta la settimana dovete studiare, mi raccomando, se no mamma da... Pure a te, e te ammazzato, beate che di mamma, lo sta, e questa massa affronta, beate che di mamma. Poi ci andate domenica prossima, e poi andate fra 15 giorni, e non portate 100.000 euro, ma dite nonna, sono venuto per stare un'ora in più con te. Secondo voi, il nonno o la nonna è più contento di 100.000 euro fra un anno o è più contento di un'ora in più che state con loro oggi, domenica prossima, l'altra domenica? Un'ora in più stare con loro è molto più bello, però mia nonna vive a casa mia. Chi le dite una cosa importante? Sapessimo quanti figli tengono i genitori a porta accanto e non li vanno a salutare. E se sapete quanti nipotini passano e spassano davanti alla nonna, davanti al nonno, e non vanno a salutarli perché o padre o la mamma stanno appiccicati. Fatevi l'esame di coscienza, figlioli. Amici carissimi, non coinvolgiamo questi ragazzi nelle nostre schifezze di adulti. La pagheremo. La pagheremo perché ha dovuto a loro. Siamo aiutati a noi, non vi scordate mai. Non vi scordate mai che... Quindi allora vedete, noi abbiamo fatto la predica, io non ho bisogno di dire più niente. Abbiamo detto quello che dobbiamo dire perché ce l'hanno detto con la loro bocca. Se tu vai a portare a un ammalato, io ho parlato del nonno e della nonna, ma noi potremmo parlare di chiunque. Se noi riempiamo d'oro le persone, ma facciamo mancare l'amore, fratelli cari, non serve a niente, non serve a niente. Ma questo a tutti i livelli. Perciò voi ci, stamattina, di fronte a questa vedova del Vangelo, c'è da inquietarsi, perché noi ci misuriamo col quanto. Gesù ci dice di misurarci sul come. Quanto tempo io tengo i soldi? La stipa tempo. I tengo in casa? La stipa tempo. Io sono signore. Fratemi, signore o non signore, chi ne soldo o non chi ne soldo? Quando viene il candello, io non devo dire niente con te. Ma quando andate a trovare un nonno, una nonna, un ammalato, una persona, e gli date mezz'ora del vostro tempo, una carezza, un bacio, allora possiamo capire questa pagina del Vangelo, dove nel tesoro del Tempio era quasi come un farsi vedere, un farsi notare, la gente ricca che metteva i soldi, prima si girava intorno,
per vedere se la gente guardava, e quando la gente guardava facevano finta di mettere il soldo. Poi è passata sta povera vedova. Guardate che arriva da cammare, povera vedova. Che ha fatto scattare quella manina da sotto il grembiule, forse non si è potuto mettere nemmeno un vestito bello per andare a tempo. Teneva ancora un grembiule con cui faceva i servizi a casa. Ha fatto scendere queste due monetine. Gesù che ha guardato e guarda il cuore, ha parlato a nome di quel vecchietto che 100.000 euro non ne può, non ce ne deve essere. Ma accetta che il nipotino stia un'ora in più, più spesso a fargli compagnia. Capite le due cose come stanno insieme, fratelli cari? E chi è che ci insegna questo oggi? Non è un professore universitario, non è uno di quei pensatori filosofi, c'è più che non ci con delle lucubrazioni mentali, una povera donna. La donna al tempo di Gesù era maltrattata, mica soltanto a quei tempi, ma se Gesù potesse scendere oggi ed entrare in certe case, direbbe a tanti maschiacci, tanti sedicenni, papà, ma come tratti tua moglie, i tuoi figli, le tue figlie, come li tratti? Se dovesse andare in certi circoli anche sportivi, dove si fanno certe elucubrazioni sulla donna, meglio dovremmo dire sulla femmina, cosa dovrebbe dire Gesù a questa gente? Una donna vedova, nulla tenente, elogiata da Gesù perché ha dato tutto quello che aveva per vivere, ha dato col cuore. Fratelli, non voglio disturbare quello che hanno detto i bambini perché ci hanno dato loro la lezione stamattina. Impariamo non il quanto dare, ma il come dare. Mettiamoci il cuore. Gesù, quando ha voluto darci qualcosa, non ci ha fatto scendere o banare dal cielo, è venuto a donare se stesso. L'amore dona se stesso. Grazie giovanotto, signorina. Un saluto alla nonna, alla nonna e alla nonna e alla nonna. Vito, grazie. Vieni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che è venuto per donare se stesso sull'altare della croce e farci recuperare il gusto e la gioia del donare? Credete nello Spirito Santo, che deve essere la nostra forza per farci ragionare non alla maniera degli uomini, ma alla maniera di Dio? Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E adesso col cuore della comunità esprimiamo al Padre le nostre preghiere. Signore, insegnaci a donare. La Chiesa tutta, in tutti i suoi membri, si unisca al sacrificio di Cristo per alimentare continuamente la volontà di servire i più poveri. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Tutti coloro che rivestono un posto di responsabilità possono, con l'esempio e il dono del proprio tempo, fare un servizio utile e fecondo per dare dignità e possibilità di riscatto.
Signore, insegnaci ad amare. Le vedove, gli orfani e coloro che, stranieri, vivono nella nostra comunità, trovino accoglienza, sostegno e affettuosa vicinanza. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Noi che oggi siamo uniti nel nome del Signore, accogliamo l'invito di Gesù ad essere come la vedova, che dà tutto ciò che ha, e facciamo della generosità il nostro stile di vita. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Coloro che lavorano come volontari, donando tempo ed energie senza tornaconto né ostentazione, trovino in te, Signore, la forza per continuare a dare testimonianza vera del tuo amore e dei tuoi insegnamenti. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. In questa celebrazione preghiamo per la salute di tutto il popolo. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. È chiaro che stamattina ve lo devo chiedere una preghiera particolare per tutte le donne. Chiediamo al Signore che possano avere quella forza di educarci ai valori umani, di educarci ai valori spirituali, come hanno fatto tante nonne nostre, che ci hanno insegnato a pregare, ci hanno insegnato ad amare. Padre, tutto ti chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Se tutti i tuoi fratelli che facciano la raccolta. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Whoa!
ricordiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Padre, alle offerte della tua Chiesa. Fa che partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. E la tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condividere in tutto, purché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e dese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Siamo insieme. E il Signore Gesù si offre per noi. E il Signore Gesù si offre per noi.
allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e i Martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La preghiera è la forza dei poveri. Non abbiamo niente da presentare al Signore se non la nostra umanità. Però questa è gradita a Dio quando nella nostra umanità c'è sempre il nostro cuore. E allora con il cuore lo teniamo tra le mani, anche tenendoci strette le mani tra di noi, eleviamo la preghiera al Padre dei Cieli, sicuri che con la forza della grazia saremo ascoltati. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato,
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Ringraziamo dei tuoi doni, o Padre. La forza dello Spirito Santo ci hai comunicato in questi sacramenti, rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con noi rimanga sempre. Glorificate il Signore con tutta la vostra vita, andate in pace. Vediamo, grazie a Dio. Buona domenica.